Ultima corsa per il Toro che affronterà il team Altamura proprio qui allo stadio Giovanni Paolo II di Nardò. Squadre appena entrate in campo, l'obiettivo non prefissato è quello di mantenere il sesto posto. Maturato dopo la rocambolesca vittoria di Aversa per 2-3, la sconfitta del Picerno, con cui il Nardò è a pari punti ma sotto negli scontri diretti e avanti nella differenza reti. Allo stesso tempo il team Altamura viene qui per difendere il terzo posto, molto utile in zona playoff ai danni del Taranto. Il precedente è dalla parte del Nardò, con la vittoria per 0-2 in trasferta all'andata, forse una delle migliori partite del Nardò nel girone d'andata. Entrambe le squadre si sono rinvigorite, entrambe possono essere considerate come delle sorprese del girone H. L'Altamura viene direttamente dall'eccellenza e ha agganciato i playoff con terzo o quarto posto che sia, a prescindere dalla partita odierna, mentre il Nardò ha ringiovanito la rosa ed è a un posto in meno rispetto all'annata precedente, ma sicuramente un obiettivo buono raggiunto, poiché l'obiettivo vero prefissato era quello della salvezza. Squadre che si sistemano nella tradizionale foto di rito. È quasi tutto pronto per il fischio d'inizio. Il saluto ai propri tifosi, perché l'ultima partita, ci lasceremo la stagione alle spalle qui, ma possiamo essere soddisfatti del calcio giocato dal Nardò, soprattutto nelle ultime partite, dopo la vittoria con il Potenza, arrivata a quella contro l'Aversa, come ho detto in precedenza, per 2-3, partita abbastanza strana, subito espulsione per l'Aversa, rigore trasformato da Prinari, poi è arrivato il pareggio, Nardò che era passato avanti grazie a un autogol, e poi è arrivato il primo gol di Gaetani con la maglia del Toro nei minuti finali, 80° circa, accorciato ancora l'Aversa. Ma sono stati tre punti importanti per il morale. Cominciata team Altamura contro Nardò. Primo pallone giocato dall'Altamura all'indietro da Petruzzelli, subito messo leggermente in difficoltà. Allarga tutto Petruzzelli, c'è la pressione di Bertacchi, ne esce l'Altamura comunque, che sale adesso, si sta inserendo Lopez, ma sta salendo da questa parte, c'è Ascoli, va da solo il pallone che arriva adesso proprio ad Ascoli, lo stop per la conclusione da parte dell'Altamura con Dostuni, rimesso subito in campo Caporale, prova a salire il Nardò, Caporale in avanti da Prinari, agisce oggi da seconda punta come nell'ultima partita anche a Potenza, subisce fallo Prinari, ha qualcosa da dire anche Caporale, arriva il direttore di gara a redarguire entrambi, non è successo nulla. Siamo entrati nel secondo minuto di gioco, batterà Caporale. Palla battuta col sinistro Caporale, Nardò come abbiamo detto con la consueta difesa a 3, lo stop di Rosato messo leggermente in difficoltà, riesce comunque con la spalla a cavarsela, a giocare all'indietro da Mirarco che gioca in avanti, ma il pallone ancora in possesso da parte dell'Altamura, giocato in avanti a cercare Lopez che salta, ma i guantoni di Mirarco accomodano il pallone. Caporale, ancora una volta la soluzione per Cavaliere che fa correre Prinari, ma c'era un fuorigioco per il Nardò. È d'accordo Prinari sull'idea di Cavaliere. Cavaliere, grandissima prova di sacrificio contro il Potenza, ha trovato anche il gol, importantissimo il suo contributo stagionale, anche se non ha segnato tantissimo, è fondamentale per questo Nardò. Bertacchi, intercettato il pallone dall'Altamura, lo recupera poi Palmisano, allarga tutto Palmisano ma recuperato dal Potenza, dall'Altamura, sale adesso l'Altamura, sciabolata morbida a cercare Santaniello, il bomber dell'Altamura, 14 gol stagionali. D'Ascoli allarga tutto alla testa di Rosato, però Bertacchi
ha rischiato Bertacchi, infatti ha perso questo pallone, l'Altamura reimposta all'indietro ancora per Gambuzza, che rischia col passaggio orizzontale. Ancora Altamura che avanza. Santaniello, si gira Santaniello, c'è la pressione di Cassano, il cross di Santaniello, provvidenziale Caporale, calcio d'angolo per l'Altamura. Prima chance del match è arrivata per l'Altamura su questo cross, intercettato però da un bravissimo Caporale, che è stato il migliore in campo nella gara con l'Aversa. Due gol sono nati dai suoi assist, diciamo, uno ha provocato l'autogol. Periodo di forma entusiasmante quindi per Caporale. Ci mette un po' l'Altamura a battere questo calcio d'angolo. Il fischio arriva adesso, questo cross che parte dentro, svirgola Santaniello, poi c'è Gambuzza e Bolognese su di lui. Gambuzza va verso l'esterno, Gambuzza all'indietro da Dascoli, cross basso letto bene da Caporale che sale, va Alessandro Caporale, siamo abituati alle sue sgroppate sulla fascia, va via Caporale senza fallo, Dascoli tra le proteste in avanti a cercare Lopez, l'uscita di Mirarco ancora. Rosato su Cassano, sta muovendo Bertacchi che riceve proprio ora. Siamo entrati nel sesto minuto di gioco. Occhio Ostuni, corre Ostuni, il cross di Ostuni per nessuno. Si ripartirà dal rinvio per Alessandro Mirarco, diventato ormai una certezza Mirarco. Riparte per vie centrali da Cassano, ancora da Mirarco. L'Altamura sta pressando altissimo in questo avvio di gara, vuole difendere il terzo posto, ma il Nardò non demorderà, non sarà facile. Rosato va da Bolognese, Bolognese da Cassano, Cassano prova a lanciare Cavaliere, il colpo di testa di Ostuni, attenzione al rischio perché c'è Prinari di Benedetto ad allontanare, classe 80, 37 anni per lui, moltissima esperienza. Ha provato adesso Palmisano a far filtrare un pallone, Nardò che sta avendo difficoltà in fase di impostazione. Occhio a Caporale che stoppa comunque alla grande il pallone, prendendosi gli applausi dello stadio. Caporale allarga tutto, Caporale nella zona di Petruzzelli che con i guanti esce, prende facilmente la sfera di Benedetto, ancora da Petruzzelli, imposta dietro l'Altamura, adesso è messo meglio il Nardò in fase di non possesso. Apertura sbagliatissima da parte di Petruzzelli. Mangione a battere la rimessa laterale, viene Bertacchi, tutto su Rosato, lascia sfilare Rosato su Scipioni, ancora Rosato. Nardò che sta provando molte volte la soluzione lunga, come abbiamo visto. Mangione all'indietro, Bertacchi, si è abbassato molto Bertacchi, va il numero 10, gioca su Bolognese, c'è largo Scipioni, aveva chiesto il pallone, le arriva adesso Scipioni a cercare Palmisano, il dai e vai con Scipioni che potrebbe crossare, muro dell'Altamura che riparte adesso con Aliperta, va via sulla fascia, tocca fallosamente Scipioni, anzi no, era Palmisano. Di Benedetto, sta salendo addirittura Petruzzelli, Gambuzza, Di Benedetto, Palmisano sembra alzarsi in un attacco a tre, fallo di mano da parte di un giocatore dell'Altamura, si tratta di Lucchese, e altra punizione per il Nardò. Cassano, Caporale,
Si sta avvicinando Mangione, Caporale sembra puntare il fondo, trova Prinari che di prima cambia lato da Scipioni. Scipioni per Palmisano, uno contro uno, tirata di maglie di entrambi, tutto regolare, ma il pallone è stato riconquistato dal team Altamura. Aliberta lo smista e rimessa laterale, errore di Aliberta. 9 minuti. Un po' di indecisione da parte di Scipioni sulla rimessa. Cassano facilmente da Caporale, è uno dei giocatori che ha toccato più palloni. Caporale, cercano tutti lui da dietro per trovare una luce. Adesso Caporale riesce a tenere la sfera nonostante l'avessero messo in difficoltà e trova un lancio per Prinari, uno contro uno con Gabuzza, portato verso l'esterno Prinari, la rimessa è per l'Altamura, voleva un fallo Prinari. Solo rimessa laterale, come abbiamo detto. Ha qualcosa da dire Prinari, non è d'accordo. Forse leggermente spinto l'attaccante oggi del Nardò. Mangione di testa a cercare proprio Prinari, che ottiene la rimessa perché si abbassa e colpisce Aliperto di testa. Calcio d'angolo Toro, salgono le torri, sta salendo Cassano ma anche Rosato, rimangono dietro Mangione e Scipioni, mentre la battuta spetta a Bertacchi, sta andando vicino Bolognese, vediamo se va dentro Bertacchi. Può maturare la prima chance per il Nardò con questo calcio d'angolo dentro. Petruzzelli in facile presa e poi rinvia a cercare Giuseppe Lopez, lascia rimbalzare Bolognese e poi mette in fallo laterale, non si fida Simone Bolognese. Sta prendendo terreno l'Altamura. Dascoli batterà lunga la rimessa vista la rincorsa, anzi no, la batte corta. Dascoli sta provando più volte il cross, il numero 3 dell'Altamura, più volte Mirarco è sempre presente. Adesso chiede che si abbassi qualcuno, Cassano viene pressato da Lopez, Cassano rischia su Prinari di prima per Caporale. Nardò che si sta mettendo leggermente in difficoltà da solo in questo avvio, non sta riuscendo ad uscire. Prinari, un altro fallo non fischiato su Prinari, l'arbitro lo invita ad alzarsi e arriva anche un cartellino giallo per Prinari. Anche qui sembrava piuttosto evidente il fallo subito dall'attaccante del Toro, che chiede anche probabilmente le cure mediche per una botta subita. Rimane ancora a terra Tiziano Prinari, mentre sarà solo rimessa per l'Altamura. Giallo che sventola adesso sul volto di Tiziano Prinari. Non è assolutamente d'accordo il pubblico, come stiamo intuendo. Dascoli in avanti, Dascoli, Caporale la stoppa con la coscia e poi la rilancia, dove c'è Di Benedetto, allarga tutto Di Benedetto su Caldore, insiste l'Altamura ma non c'è spazio, Palmisano va in pressione, Di Benedetto allarga tutto su Dascoli, Caporale nella zona di Bertacchi che gioca su Mangione, può salire su questo out il Nardò con Mangione, dentro per Prinari, si gira Prinari, serve Bolognese, lo stop è così e così ma rimedia comunque Bolognese. Rosato, Caporale va da Bertacchi,
sale Bertacchi. Anzi, cambia idea, torna indietro, insiste Bertacchi con l'esterno a cercare Mangione, forse un po' troppo lunga, difende Gambuzza e ottiene il rinvio dal fondo. Nardò che sta timidamente provando ad uscire. Petruzzelli, anche lui sceglie la soluzione corta. Scipioni lascia sfilare dopo l'errore da parte dell'Altamura in fase di impostazione. Rosato, si guarda intorno Rosato, non ci sono soluzioni, allora torna da Miracco. Cassano, Caporale, sempre su questo out. Caporale, la finta, va via Caporale su Ostuni, gran numero da parte di Caporale, sale il numero 3, insiste Caporale, trova il destro di Gambuzza, dirgli di no, poi manata forse qui ancora su Prinari, niente fallo, rimane fuori dal rettangolo di gioco Prinari, probabilmente una gomitata rifilata al numero 11 del Toro. Rosato, si continua a giocare, adesso il fischio dell'arbitro arriva, il fallo è su Rosato, non su Prinari. Vistosa manata ai danni del giocatore del Nardò, Bertacchi allarga su Caporale, forse non può ancora entrare Prinari, deve aspettare l'ok. Mangione gioca su Cavaliere, un po' di confusione lì perché è finito a terra anche Cavaliere che ha subito un colpo al volto anche lui, ma il gioco continua, il gioco prosegue, l'intervento di Rosato che sale, poi Rosato, calcio di punizione per il Nardò, arbitro che ancora non ha visto un giocatore del Nardò a terra, si trattava questa volta di Cavaliere, come detto si è rialzato, calcio di punizione per il Nardò, ancora fallo su Rosato in fase difensiva. È rimasto anche un giocatore dell'Altamura a terra. Si tratta di Caldore. Caldore vanta anche un passato nella primavera del Genoa. Classe 94. In avanti a cercare Cavaliere, la posizione di offside da parte del Bomber Granata. Gioco più fermo che altro in questo istante di gioco, ci sarà un po' da recuperare molto probabilmente. L'Altamura batte, Gambuzza non sa dove andare, c'è la pressione di Prinari, siamo arrivati al 17° quasi minuto. Caporale difende, Caporale lascia uscire ottimamente. Ancora Miracco a rimettere in gioco la sfera. Nessuna verissima occasione da gol a parte quel cross sventato poi da Caporale. Miracco la butta via, però chance di ripartenza sprecata dal Nardò. A battere la rimessa ci pensa Ostuni, anzi no, lascia ad Ascoli. D'Ascoli ancora, la pressione di Mangione, ma ne esce Bolognese in mezzo a tre con fallo, ottimo guizzo da parte di Bolognese che conquista un calcio di punizione in un momento difficile per il Nardò. Bertacchi batte già su Caporale, va Caporale dentro a cercare Palmisano, Petruzzelli lascia sfilare e gioca poi subito sull'altro out. Aliperta va da Di Benedetto, ricordiamo che l'Altamura deve difendere il terzo posto dalle grinfie del Taranto che oggi sarà impegnato contro la Turris. Mangione, colpo di testa di Bertacchi, poi Cavaliere termina ancora a terra.
Fischietto che non prende voce, però ancora una volta Caldore. Scipioni mette fallo laterale. Tutta l'esperienza da parte di Stefano Scipioni. 6 anni ha giocato nel Teramo, squadra della città natale, Gambuzza. Arrivato quest'estate a Nardò. Mangione. Bertacchi. Gioca su Mangione, c'è a campo Mangione, uno contro uno con Gambuzza, allarga tutto su Palmisano, lo stoppa Palmisano, poi altro fallo non fischiato, questa volta su Palmisano, e riparte l'Altamura con Santaniello che punta rosato, lo salta Santaniello, pallone dentro per Lopez, Mirarco, e poi il pallone salvato da Cassano, prima chance per l'Altamura, parata di Mirarco. Quasi sulla linea Cassano mette in calcio d'angolo. Ancora una volta però sul fallo non fischiato per il Nardò. Su Alessio Palmisano, la ripartenza arrivata di Santaniello che ha saltato netto rosato. Ha calciato alla ricerca del 15° gol che non è arrivato, un po' per merito di Mirarco, un po' per Cassano. Calcio d'angolo dunque che sta per essere battuto dall'Altamura. Qualche battibecco in area di rigore. Battuta che arriva adesso. Dentro, occhio al colpo di testa a liberare da parte di Cassano, poi Santaniello. Santaniello rimane lì, la sfera, lo stop di Caldore, Cavaliere ad allontanare come può, ma Santaniello uno contro uno con Caporale, se ne va ancora Santaniello, il cross da parte di Santaniello dentro per il colpo di testa da parte di Di Benedetto, ma il gioco era fermo per un fallo in attacco. Mirarco non trova soluzioni immediate, allora deve aspettare per rimettere in gioco. Va adesso Mirarco da Caporale. Bertacchi gioca ancora su Caporale. Cavaliere, lo stop col petto da parte di Cavaliere che gira, non si sono capiti con Tiziano Prinari. Lucchese poi subisce fallo, il giocatore del team Altamura. Gioca su Aliperta, di prima da Ostuni. D'Ascoli, Prinari come un gladiatore a recuperare, ma poi trova il muro del team Altamura. Gambuzza, Aliperta, allarga tutto Aliperta. Caldore trova Santaniello, si gira Santaniello ma trova Rosato. Questa volta il fallo non viene fischiato al team Altamura, molto discutibile l'intervento di Bolognese che non ha toccato letteralmente il suo avversario. Caporale, Bertacchi, Cassano di prima, sbaglia Cassano, Santaniello riceve, fa correre però il team Altamura, fase di confusione, si ripartirà con un fallo di mano da parte di Emanuele Santaniello che vanta anche 21 presenze in Lega Pro e quest'anno 3 presenze in Coppa Italia anche con 2 gol. Cassano, Palmisano di prima per Cavaliere, l'uscita da parte di Di Benedetto. Rimessa laterale che verrà battuta da Scipioni, già fatto, rosato. Bolognese, comodamente da Cassano. Caporale. Cassano. Sale, pian piano Cassano. Bertacchi. Si sta muovendo Cavaliere, la difende Cavaliere, in mezzo a due arriva il terzo, non può nulla Davide Cavaliere. Riparte l'Altamura, adesso un fallo anche qui discutibile
arrivano le proteste da parte dei giocatori del Nardò. Proteste piuttosto accettabili visto il fallo, se così si può definire fallo, di Benedetto. Siamo entrati nel minuto 23. La sponda, sale l'Altamura, occhio a Ostuni, c'è largo Dascoli, viene servito adesso, c'è subito Mangione in copertura su di lui, Dascoli va al cross col sinistro sulla coscia di Bolognese, poi fallo di Bertacchi che tocca da dietro il suo avversario, si trattava di Ostuni. Calcio di punizione in una zona interessante per l'Altamura. Potrebbe arrivare un cross da qui. Sul pallone c'è Aliperto. Si sta allargando anche Lucchese. Chiamano lo schema i giocatori dell'Altamura. Va Lucchese alla battuta, pallone dentro, Mirarco. In due tempi quasi riesce ad allontanare per far ripartire il Nardò con Scipioni per vie centrali. Bolognese prolunga di testa dove c'è l'opposizione, sta correndo Cavaliere che strappa il pallone. Cavaliere uno contro uno, la chiusura, insiste Cavaliere, un presunto calcio di rigore che non viene fischiato al Nardò, con Cavaliere che se n'era andato verso la porta, aveva saltato Lucchese che era entrato abbastanza in difficoltà. Le proteste agguerrite da parte dei giocatori del Nardò, si infiammano gli animi, vistosissimo il rigore non concesso a Cavaliere che se n'era andato da solo. Rosato va a parlare con il guardaline, arbitro accerchiato. Davvero una decisione molto molto contestabile da parte del direttore di gara. Decisione che rimane quella nonostante le parole del capitano del Nardò Alessio Palmisano. Fase iniziale in cui le squadre si sono più che altro studiate, ancora nessuna occasione certa tranne questa che stava per maturare in cui Cavaliere è stato atterrato, ma è tutto regolare, si ripartirà da un pallone per la team Altamura. Qualche protesta di troppo, ancora l'arbitro sta parlando. Gioco fermo, ci sarà da recuperare parecchio in questo primo tempo tra la botta subita da Prinari, diciamo la doppia botta subita da Prinari, questo presunto rigore, animi tesi, fischietto alla bocca. Si riparte dopo due minuti di gioco in cui siamo stati fermissimi. L'ultimo tocco adesso di un giocatore dell'Altamura, di Dascoli. Mirarco, ma non ci sono linee di passaggio, non ci sono compagni da servire, dovrà andare per forza di cose lungo. Prende tempo Mirarco. Eccola lì la soluzione lunga nella zona di Cavaliere, tocca Gambuzza irregolarmente Cavaliere. Di Benedetto ad occuparsi del calcio di punizione. Di Benedetto allarga tutto, Di Benedetto Aliperta dentro a cercare uno tra Lopez e Santaniello, trova Cassano, ma c'era una posizione di fuorigioco, la bandierina che prontamente si è alzata.
Mirarco, Cassano, c'è larghissimo Mangione, ma va da Prinari. Prinari difende la palla, tecnicamente assurdo Tiziano Prinari, numero, ancora una volta gira su se stesso, c'è largo Mangione ma vuole insistere da solo Prinari, che prende il calcio di punizione. Prinari, dopo che si era portato a spasso mezzo Altamura. Caporale, ottima idea ad allargare su Rosato. Rosato di prima a cercare Cavaliere, che non arriva di poco, allontana con Caldore. Pallone lasciato sfilare, la rimessa è per i Granata. All'indietro Bertacchi, occhio a rischio! Cassano salva. Un passaggio in orizzontale quasi sbagliato. Mangione. Bolognese. Caporale. Trama fittissima del Nardò in fase difensiva, con Cassano che adesso prova a trovare Bertacchi, allarga per Palmisano, scivola un giocatore dell'Altamura, poi Cavaliere, Gambuzza ad allontanare, ma in zona bolognese però. Bolognese a cercare Palmisano, trova Caldore, poi Casiello, salta netto Bertacchi che allunga la gamba, giusto questo calcio di punizione, con Casiello che rimane giù. Gambuzza, bolognese però riconquistato dal Toro. Bertacchi su Mangione, uno contro uno di Mangione. Mangione va via fino in fondo, Mangione può crossare da lì, raso terra, Palmisano lo stop, tutto regolare, ancora una volta un rigore chiesto dal Nardò. Ma il fallo adesso è di Scipioni ed è fuori dall'area per l'Altamura però. Petruzzelli a battere, non è lui il portiere titolare, si tratta di Andrea Morelli, 18 anni, grande rivelazione con 33 presenze e 38 gol subiti. Ma arriva un cartellino rosso per le proteste da parte di Scipioni, Nardò in 10 uomini. Gli applausi da parte dei giocatori dell'Altamura all'arbitro, ma è letteralmente inspiegabile questa scelta. Espellere un giocatore del calibro di Scipioni. Arbitro che ha comunque alzato molto il cartellino nei confronti dei giocatori del Nardò in questo avvio di gara, e Scipioni è finito in sotto la doccia con anticipo. Proteste ancora, gioco fermo. Lascerà il campo quindi Scipioni, lo stiamo vedendo, mentre abbandona il rettangolo di gioco. Inspiegabile questa scelta del direttore di gara. Il Nardò adesso dovrà dimostrare d'essere forte anche con l'uomo in meno, perché quest'Altamura non sta dimostrando affatto nulla qui a Nardò, anzi squadre che si stanno combattendo molto entrambe. Non adotta nessun cambio per ora mister Taurino, prova a giocarsela così, prova a tenerselo così il sesto posto. Altamura da dietro, Aliperta allarga tutto su Di Benedetto,
apre posizione regolare di Dascoli, chiusura ottima da parte di Mangione. Lo ripetiamo ogni partita che passa, sempre più rivelazione Antonio Mangione, che è arrivato in prestito da Lecce, così come Cavaliere. Calcio d'angolo quindi battuto in questo istante, allontanato da Cassano, ma ce l'ha ancora l'Altamura. Calcio, altro cross battuto dentro, non c'è nulla, allora riparte Cavaliere, ma la chiusura attenta da parte dell'Altamura. Viene a ricevere Santaniello, Santaniello potrebbe andare al cross, ma c'è il gioco fermo, fuori gioco da parte dell'Altamura. Rosato quindi a battere, ma l'arbitro invita a batterlo più dietro, e quindi si ripartirà da Mirarco. Piuttosto discutibile l'arbitraggio oggi, a prescindere dalla fede calcistica. Cassano viene a ricevere Bertacchi, allarga su Prinari, il tocco di Prinari che favorisce però Lopez. 13 presenze, un solo gol per Giuseppe Lopez, 19 anni, che vanta un passato nelle giovanili del Bari. Caldore, Casiello, Aliperta, all'indietro Di Benedetto, timidamente adesso l'Altamura prova il lancio in avanti, allontana Caporale, poi rimane lì Prinari come può, ma ancora Altamura con Aliperta, dentro c'è l'inserimento, lo stop sbagliato, Rosato lascia sfilare, forse anche una spinta da parte di Casiello su Rosato. Calcio di punizione ancora una volta per il Nardò. Rosato, che è la squadra che ha subito più falli in Nardò, ma anche l'uomo in meno per l'espulsione di Scipioni, lo ricordiamo. Bertacchi su Caporale, viene inseguito da Santaniello, ma Caporale desiste, resiste di forza, ancora Caporale, va fino in fondo Caporale, Caporale, c'è Mangione su di lui, calcio di punizione conquistato da Caporale che dal nulla è partito, arriva anche il primo cartellino per un giocatore della team Altamura. Si tratta di Dascoli. Buono il cost to cost da parte di Caporale, che aveva creato una serpentina dietro di lui e ha subito un fallo, può essere un'ottima chance, può partire dal destro di Bertacchi. Va il numero 10, potrebbe anche pensare al tiro, la qualità tecnica c'è. Non abbiamo ancora lo spray in Serie B per la distanza della barriera, quindi l'arbitro ci mette un po' a sistemarla. Bertacchi prova direttamente in porta sulla barriera, mano attaccata al corpo, poi Palmisano, occhio a Palmisano che si gira, e Nardò che con l'uomo in meno sembra aver preso coraggio, conclusione di Palmisano deviata da Di Benedetto, calcio d'angolo che partirà ancora una volta dal destro di Bertacchi, che prima ha calciato sulla barriera in pieno. Cross che parte direttamente da Petruzzelli, occhio perché potrebbe ripartire in contropiede l'Altamura con Casiello,
sale Casiello ma recupera subito Caporale con fallo, però questa volta su Casiello, restituisce il fallo Caporale e anche il cartellino giallo perché Casiello se n'era andato. Rimane a terra il classe 98 Casiello, ex Nocerina e Melfi, 32 presenze stagionali per lui. Si incaricherà di battere questo calcio di punizione. Ostuni. Anzi no, lascia la battuta al suo compagno Lucchese. Andrà Lucchese. Dentro Lucchese, cross che parte per la testa da parte di Santaniello. Altissimo sulla porta. Difesa da Mirarco. Passano i minuti, ci sarà da recuperare un po'. 39esimo. Bertacchi si libera bene dalla pressione. Bertacchi, Caporale riceve sempre sul suo out. Caporale con il sinistro in avanti a cercare Manzone. Petruzzelli è sempre lesto, reattivo, l'ex Molfetta. Sale l'Altamura all'Iperta. Cavaliere è solissimo lì davanti. Prinari sta dando una mano al centrocampo da quando manca Scipioni, espulsa la mezz'ora, ricordiamo. Di Benedetto, Raffaele Gambuzza all'indietro ancora. Di Benedetto allarga su Ostuni, cross da parte di Ostuni nella zona di nessuno, lo stop di petto di Rosato e poi Bertacchi. Bolognese, occhio perché si sta inserendo Cavaliere. Bolognese temporeggia, pallone che arriva adesso a Cavaliere che corre come al solito ma non può raggiungere la sfera. Poi Di Benedetto si lascia cadere. Calcio di punizione già battuto dal team Altamura. All'Iperta allarga su Caldore, cerca Lucchese ma arriva a Rosato la sfera. Raffaele Rosato sbaglia, allora Lucchese all'Iperta, leggermente in difficoltà sulla pressione di Bertacchi. All'Iperta Caldore scambia con all'Iperta. All'Iperta a cercare Lopez. Bertacchi riesce tecnicamente ad uscire da quella gabbia che gli era stata stretta intorno da Giuseppe Lopez. Ancora Bertacchi in possesso. Bolognese. Santaniello, ancora un contatto, termina ancora a terra un giocatore dell'Altamura e ancora siamo qui a dire che è un fallo abbastanza discutibile. Batte l'Altamura. Spettacolo tecnico quasi zero, ci aspettavamo una partita diversa da parte di entrambe le squadre. Occhio però Mirarco in uscita, comodo, erano due delle rivelazioni come abbiamo detto d'inizio partita del campionato, ci aspettavamo un approccio diverso. Cassano, gioca Cassano su Bertacchi. Bolognese si guarda intorno, Simone Bolognese trova Mangione, uno contro uno Mangione su Dascoli, allontanato da Ostuni, lascia sfilare
Caporale Ansinò la prende, non lascia uscire. Cassano. Sale Cassano. Su Prinari, lo stop di Prinari a seguire, ma c'è sempre un giocatore dell'Altamura dietro a coprire le spalle ai Granata, Cavaliere. Adesso ancora Cavaliere, tutto regolare, solito braccio che si allunga in questo avvio da parte del direttore di gara. Sale Caldore, allarga tutto Caldore, uno contro uno con Palmisano che ci mette bene la gamba d'appoggio. Rimessa laterale per Team Altamura. Aliperta, uno contro uno adesso di Caldore, trova Palmisano che senza fallo riesce ad ottenere una rimessa, è sua, l'ha presa lui Alessio Palmisano, ha segnato in settimana nell'amichevole vinta dal Nardò per 5-2 contro il Mesagna. Ostuni alza la sfera, rimane lì Caporale, Bertacchi con calma a giocare su Prinari, ne ha due addosso Prinari, ma riesce ad uscire egregiamente Prinari che va via con un tunnel, peccato, torna su di lui a chiudere D'Ascoli e Team Altamura che riparte da dietro. Lucchese da Gambuzza, Gambuzza da Santaniello, Santaniello però da Bertacchi, pallone restituito dal Nardò. Altamura che nonostante l'uomo in meno da parte della squadra di casa non sta riuscendo a trovare sbocchi, prova adesso con la testa di Santaniello, facile facile per Mirarco. Quarantaquattresimo sul cronometro, prima verissima chance da parte dell'Altamura, non ha intimorito Mirarco, il colpo di testa del giocatore più temuto Emanuele Santaniello, capocannoniere dell'Altamura come detto già in precedenza. Cavaliere, prova a rispondere il Nardò, Cavaliere allarga su Palmisano, Palmisano va fino in fondo, il cross di Palmisano, una deviazione forse con un braccio, calcio d'angolo, non c'è nulla ancora una volta. Era arrivato il cross di Palmisano, la ribattuta in calcio d'angolo e Palmisano che lascia l'incarico a Bertacchi che con il suo piedino magico proverà a creare la prima occasione vera per il Nardò. Fin qui di calcio se ne è visto pochissimo, solo proteste da parte di entrambe le squadre. Parte Bertacchi, cross sul primo palo, ma è ancora Granata la sfera. Mangione viene a ricevere, serve Prinari con l'esterno, ottima per Cassano. Lo stop da parte di Cassano, il cross allontanato da Gambuzza e poi alzato a campanile dove c'è Prinari che la difende bene. Prinari forse con un fallo e così è. Calcio di punizione già battuto dall'Altamura, da ribattere, un po' con la furbizia aveva tentato di far ripartire i suoi Gambuzza, il fischio non era arrivato. Lucchese, si guarda intorno Lucchese ma trova l'opposizione ottima da parte di Bertacchi che non ha compagni da servire. Prinari si è abbassato tantissimo rispetto all'avvio di gara in cui tecnicamente doveva essere l'altra punta insieme a Cavaliere. Lancia a cercare adesso proprio Cavaliere, trova però Petruzzelli e Petruzzelli trova Lucchese. Lucchese dentro, ma c'è Rosato che con calma allarga sull'altro lato del campo da Caporale. Bertacchi. Bolognese. Uno contro uno da parte di Palmisano, Palmisano contro Casiello, insiste Palmisano, cross che arriva,
direttamente in out. Rinvio dal fondo di Petruzzelli che ha fretta di rimettere in gioco il pallone, ma non ci sono compagni da servire. Le indicazioni di Mister Taurino. Sale Di Benedetto. Di Benedetto in avanti. Grandissimo intervento difensivo da parte di Caporale. Non ha steccato un pallone, non c'è più tempo. Finisce tra le proteste il primo tempo. Con il Nardò in 10 uomini, nessuna occasione da gol. Solo proteste. Lo ripetiamo, solo proteste. 0-0, risultato giusto, ma situazione di gioco abbastanza discutibile fino a qui. Speriamo in un secondo tempo decisamente migliore. Speriamo che nel secondo tempo più che altro si giochi a calcio, perché continuano le proteste. Con Gambuzza. Squadre che vengono portate negli spogliatoi a cercare di rinfrescare il viso. Squadre che rientrano in campo per il secondo tempo, dicevamo alla fine del primo, speriamo in un secondo tempo diverso, con più calcio magari e meno calci. Sarà il Nardò a rimettere la sfera in gioco. Avanza Cavaliere, è tutto pronto, si aspetta solo il fischio. Che arriva adesso, Cavaliere, su Bertacchi, è cominciato il secondo tempo. Bertacchi, allarga su Bolognese, all'indietro da Rosato. Ricordiamo che il Nardò in 10 uomini dalla mezz'ora per l'espulsione di Scipioni. Rosato, Bertacchi, allarga tutto su Palmisano. Palmisano fa correre Cavaliere. Cavaliere ne ha due addosso, riesce comunque ad uscire a servire Palmisano. Sale Alessio Palmisano fino in fondo, ha saltato Casiello, il cross morbido! Poteva essere una chance, invece Petruzzelli ha agganciato con le mani il pallone per far ripartire l'Altamura. Nardò leggermente scoperto da questa parte. Lucchese. Apre tutto Lucchese per Dascoli, lo stop in area, salta Caporale, Dascoli il cross, ci pensa Mangione, poi sbatte sul palo. Grande chance per l'Altamura. Casiello ancora in fase offensiva, la squadra in tenuta bianca oggi. Rosato a mettere in fallo laterale, se ne occuperà Casiello. C'è Lucchese vicino a lui, va dentro dal bomber il suo cross, libera l'area Mangione e lascia uscire Bolognese. Ha provato a metterla dentro Santaniello, caldore a battere. Aliperta, ancora Santaniello, ma c'è il Nardò a recuperare. Bertacchi non preciso, la alza Prinari, Cavaliere. Senza fallo, ancora una volta l'Altamura, arbitraggio all'inglese in questo secondo tempo, ma il risultato è lo stesso del primo fino a qui. Caldore dentro e la scivolata ottima di Cassano, che ha rischiato tanto ma ha messo in fallo laterale. Caldore. Aliperta, il cross di Aliperta per la testa di Santaniello. Alto, sulla traversa della porta, difesa da Mirarco. Il colpo di testa di Santaniello che poteva essere pericolosissimo per il Nardò. Sta salendo l'Altamura in questo secondo tempo. Deve anche salire il Nardò però, che nonostante l'uomo in meno ha la possibilità di fare male a quest'Altamura. Mirarco. Lungo Mirarco nella zona di Caldore che mette in fallo laterale. C'è Palmisano, molto sacrificio occorre per Palmisano dopo l'espulsione di Scipioni.
aspetta Bertacchi, ma va da Cassano. A campo Cassano, si è allargato Mangione, Caporale, ancora Mangione, da Prinari, si è abbassato Prinari a prendere la sfera, Cassano, Rosato, giro palla Nardò, Bertacchi, Bolognese, abbastanza largo Bolognese in questo avvio di secondo tempo. Bertacchi trova Cavaliere profondo, Cavaliere lotta con Di Benedetto, subisce anche una botta Cavaliere. Sarà calcio d'angolo per il Nardò, che deve provare a sfruttare le palle inattive, almeno quelle, perché non c'è spazio nella difesa dell'Altamura. Sono rimasti come al solito fuori dall'area di rigore Mangione, ma Bolognese si avvicina, è rimasto solo Mangione, tutto per tutto del Nardò. Il cross di Bertacchi dentro per il colpo di testa di Cassano e la parata centrale da parte di Petruzzelli, si fa sentire anche il Nardò. Secondo tempo differente dal primo. Bolognese adesso ha preso coraggio, la squadra granata, basta poco per accendere la miccia. Bertacchi però la butta completamente via. Petruzzelli, Di Benedetto, Gambuzza, allarga tutto su Caldore, c'è largo ancora Lucchese, eccolo lì, c'è Bolognese intorno e allora Caldore, Di Benedetto, sale Di Benedetto, Cavaliere è solissimo lì davanti, va da Ostuni, punta Prinari, va verso l'interno Ostuni, ma Mangione bravissimo a far ripartire il Nardò con Prinari che butta via la chance. Allora Gambuzza, Gambuzza gioca su Di Benedetto, stava pressando Mangione che ha corso tantissimo nel corso del primo tempo. Lucchese contro Bolognese, sale Lucchese, allontana Palmisano, diventa buona per Cavaliere grazie a un rimpallo. Palmisano, numero di Palmisano, senza fallo ancora una volta, sembrava evidentissimo l'intervento falloso ai danni di Palmisano che era andato via in mezzo a due, ma pallone ancora per i bianchi. Lucchese, Caldore, Lucchese, sale il numero 29, Palmisano difende ma la tiene in campo anche grazie a un rimpallo sfortunato. Casiello prova il cross, allontana Cassano, poi Bertacchi, si può ripartire in contropiede, c'è Prinari, 2 contro 4, non va il Nardò, rimpallo che favorisce Palmisano, sta salendo Alessio Palmisano, Bertacchi si sta allargando, Mangione, sale anche lo stadio, Mangione, il cross incespica sul pallone, Mangione, peccato, poteva essere un'ottima chance per il Toro. Gambuzza, Di Benedetto, allarga tutto Di Benedetto, raccoglie Caldore, Aliperta, Di Benedetto, Ostuni, Cassano, allontana Cassano, Di Benedetto, insiste l'Altamura ma sempre per le retrovie. Caldore, Aliperta, Di Benedetto, Nardò messo bene in campo. Ostuni potrebbe pensare al cross, prende la rincorsa, va fino in fondo Ostuni ma chiuso da Prinari, non c'è spazio, allora costretto a buttar via il pallone, raccolto da Bolognese che salta due avversari ma rimane lì, Aliperta allarga tutto, troppo lungo per Casiello, era un'ottima chance per l'Altamura, ha sbagliato il passaggio Aliperto, ha mancato di lucidità, lì erano due le soluzioni, poteva calciare verso la porta, ha scelto il filtrante per Casiello, cambio intanto
nell'Altamura, esce con il numero 29 Lucchese, dentro con il numero 7 Di Senso, giocatore di grande esperienza. Di Senso si riprenderà con il rinvio di Mirarco dopo il cambio. È pronto, adesso arriva il fischio. Mirarco, sempre lungo, non vuole rischiare caldore in due tempi di testa. Di Senso, primo pallone toccato e rigiocato nella zona di caldore. Gambuzza sale, Ostuni, ne ha tre addosso Ostuni, allarga ancora, poi Aliperta. Aliperta a provare questo cross rosato, allontana nella zona di Bolognese. Gamba tesa di Di Senso, calcio di punizione per il Nardò, fallo subito da Bolognese, che si sta facendo tutto il reparto di centrocampo per aiutare la squadra. Prova di grande sacrificio oggi da parte del Toro, da parte di tutti. Mirarco sale alto a battere, lungo a cercare Cavaliere, ma trova l'altro portiere oggi, Petruzzelli, classe 89. Aliperta, tutto su Ostuni. Gambuzza, occhio al rischio, Cavaliere non ci crede abbastanza, è caldore. Di Senso, sale il classe 84, Di Senso prova il tunnel ai danni di Palmisano, che non si fa beffare. Caldore a battere la rimessa, ancora caldore, la chiusura da parte di Simone Bolognese, rimessa laterale l'ennesima di questo avvio di secondo tempo. A cercare Lopez, ha toccato pochissimi palloni Giuseppe Lopez. Di Senso prova a saltare Bolognese, Di Senso va fino in fondo, ma Palmisano è più forte di lui fisicamente, si prende anche la rimessa laterale, un'ottima rimessa laterale per cercare di girare la partita, o meglio l'inerzia di questa partita. Rosato, profondo Rosato, Aliperta, Di Senso di prima per Santaniello. Santaniello nella zona però di nessuno, Palmisano lascia comodamente sfilare per il rinvio. Rinvio che toccherà ancora una volta a Mirarco. Per Mirarco 27 presenze quest'anno con 30 gol subiti. Classe 95, lascia Nardò nel 2013 per una serie di prestiti tra cui Monopoli. Torna nel gennaio del 2017 da svincolato. Rosato a battere la rimessa, ma Lopez, poi Rosato, vince un rimpallo Lopez, c'è largo Santaniello, sale l'Altamura, Santaniello contro Cassano, il cross di punta quasi da parte di Santaniello. Mirarco con i guanti, poi Prinari, uno contro uno di Prinari, insiste Prinari, conquista questa volta legittimamente un calcio di punizione, il numero 11 del Toro. Caporale a battere, dietro su Cassano, Bertacchi, Cassano, Cassano dentro su Mangione, lascia sfilare Gambuzza, insiste Mangione che se la porta oltre, però si ripartirà con un rinvio da parte di Petruzzelli, già battuto.
da ribattere. La palla era in movimento. Caldore. Stiamo avvicinando al quindicesimo, al primo quarto d'ora di gioco. Prinari. Pressione forse fallosa subita, ma l'Altamura riparte con Disenso. Disenso dentro, testa di Palmisano. Ancora Disenso, di prima per Caldore. Disenso va da Aliperta. Ancora Disenso, di prima Disenso, ma il pallone recuperato ottimamente dal Nardò sull'errore di Casiello, ma restituito a Disenso. C'è un fallo subito adesso da Palmisano, che è rimasto a terra. Guardate in che zona di campo era Palmisano, bassissimo. Stanno facendo un sacrificio enorme tutti. Da una mano Rosato. Anche Cavaliere a prendere indicazioni tecniche. Deve essere lui adesso il cuore dell'attacco, solissimo. In mezzo a 4, quasi 5, perché Casiello si abbassa spesso nella linea dei difensori. Eccolo lì, proprio Cavaliere. Fallo in attacco. Carica da parte di Cavaliere, ma si sono scontrati in due. Chiede il soccorso medico, che arriva adesso. Risultato che resiste per 0-0, mentre all'intervallo era 0-0 anche il Picerno, che occupa il sesto posto insieme al Nardò. È pronto un altro cambio, intanto entrerà probabilmente Clemente, anche se ha rimesso la pettorina. Non sembra essere nulla di gravissimo per entrambi. Costretti ad uscire per un attimo. Nardò in 9 contro 10 per questi istanti. Si erano scontrati, lo ricordiamo, Cavaliere e Caldore. Disenso. Sale Disenso, Casiello, Di Benedetto. Sono rientrati. Aliperta pensa ad un cross. Pessima l'idea da parte di Aliperta. Rimessa laterale Nardò. Caporale va lungo, colpo di testa però da parte di Aliperta. Palmisano, Cavaliere, Prinari, sempre 2 contro 4, stava salendo Palmisano, Cavaliere non riesce a portarla avanti, lotta Prinari senza fallo e ne esce così Cavaliere, va via Cavaliere, c'è largo Palmisano. Pallone per Palmisano, peccato la chiusura da parte di Caldore, che poi fa ripartire l'Altamura, l'uno contro uno, la chiusura pronta di Rosato. Casiello, Disenso, cross di Disenso, lo stop in area da parte di Dascoli, altro contro cross che parte. E Bolognese subisce fallo nel tentativo di ripartire palla al piede. Cassano. Cambio dunque confermato dentro Clemente. Fuori Dostuni.
Clemente, nativo di Altamura, si forma nelle giovanili del Bari. Arriva a gennaio qui con 17 presenze e 2 gol, può giocare sia da mediano ma ha fatto anche il difensore centrale. Cassano a battere. Due cambi operati dall'Altamura, ancora nessuno da Arnaldo, che sta cercando di resistere così con le proprie forze buttate in campo oggi. Di Benedetto. Caldore. Di Senso. Va via Di Senso. Allarga tutto Di Senso. Caldore però all'indietro. Non c'è spazio. Casiello. Caldore. Scambiano sempre all'indietro. Solito scambio. Sfera che giunge a Di Senso. Prova a puntare Palmisano. Lotta tra i numeri 7. Va via Di Senso, ma viene chiuso da Palmisano. Fallo laterale. Casiello. Dentro Casiello. Il duello tra Lopez e Rosato. Alla meglio Rosato, ma concede il calcio d'angolo che verrà battuto da Di Senso. Ancora movimenti nella panchina dell'Altamura, che sta provando a dare il tutto per tutto. Ancora non si può battere questo calcio d'angolo. La rincorsa di Di Senso, che è così ormai da un minuto in attesa di battere il pallone. Qualche braccio che vola di troppo, il cross allontanato facilmente dalla difesa del Nardò. Lascia sfilare poi Dascoli. Rimessa laterale dentro la chiusura. La parte di Prinari. Aveva conquistata Clemente la rimessa laterale. Cross che parte da parte di Dascoli. La conclusione di Lopez. Si ripartirà con un rinvio. Lopez lontano dai pali di Mirarco. Ha provato a girare al volo col destro. Siamo intorno al 25esimo minuto. Ventunesimo minuto e il pallone viene giocato dall'Altamura con questo fallo laterale. All'indietro però Spiralli di Sole. Cominciano a comparire una giornata piuttosto nuvolosa, gambuzza. Speriamo ci sia il sole anche sulla partita. Caldore. Prinari. Gioca su Bertacchi. Gioco di gambe da parte di Bertacchi. E il pallone riconquistato però dall'Altamura, che allarga su Santaniello. Ci ha rosato intorno Santaniello, prova ad entrare così, lo scarico su Di Senso, la conclusione sul muro, poi Santaniello e ancora il Nardò si salva con un'opposizione, occhio perché gol sbagliato, gol subito, parte Prinari ma Di Senso a recuperare, ha calciato lui, è tornato a recuperare nonostante l'età, è entrato dalla panchina, si sente Di Senso che sta provando ad accendere il match per la sua squadra. Di Benedetto, finalmente quasi pronto il primo cambio per il Toro. Probabilmente entrerà Capristo a tentare di dare una mano a Cavaliere lì davanti. Allargato Caldore, uno contro uno con Palmisano, se l'allunga Caldore ma riesce comunque a metterla dentro non pericolosamente. Rinvio di Mirarco.
Ancora qualche istante per il cambio. Cambio anche nell'Altamura. Entrerà con il numero 13 Notari Stefano, classe 2000. Esce Dascoli. Adesso tocca al Nardò a porre il cambio, il suo cambio. No, ancora no. Ancora non è pronto il cambio, ha rimesso la pettorina Capristo. In avanti. Bolognese. Bertacchi con lo stop elegante, Bertacchi ne esce così. Bertacchi, poi Bolognese in avanti a cercare Cavaliere che insiste, Cavaliere sul fondo, grande chance per il Nardò, alzato troppo la mira, Davide Cavaliere ha tentato un pallonetto, era riuscito a vincere, a resistere sulla pressione di Di Benedetto. L'abbraccio proprio tra Di Benedetto e Cavaliere. E questo è il calcio che vogliamo vedere. Gambuzza. Sale l'Altamura. Occhio perché è scoperto su quel lato il Nardò. Clemente. Di Benedetto. Aliperta. C'è largo Caldore. Si sta staccando Caldore. Cross che parte adesso sul secondo palo dove c'è il colpo di testa, lo stop di petto di Di Senzo che calcia. E questa è una grossa chance per l'Altamura con la conclusione di Di Senzo che da quando è entrato si è reso sempre pericoloso. Eccolo lì che arriva il cambio, fuori Prinari. Partita di grande sacrificio per Tiziano Prinari. È partito da seconda punta, si è dovuto abbassare sulla linea dei centrocampisti, è venuto a prendere il pallone con i suoi lampi di classe. È entrato invece Capristo nel Nardò. Si posiziona anche lui a metà tra centrocampo e attacco per dare una mano a Cavaliere che comunque sta facendo bene anche lui. Mirarco. Caldore in anticipo, Lopez col petto, c'è Bertacchi su di lui, Lopez all'indietro, Aliperta, allarga tutto male su Casiello, rimessa Nardò. Passano i minuti, situazione sempre la stessa, 0-0, ma secondo tempo molto più bello rispetto al primo. Almeno una chance importante per parte, quella del Nardò con Cavaliere. Pochi minuti fa. Di Benedetto a rimettere in gioco. Si sta allargando Gambuzza, ma va da Aliperta. Aliperta, nativo di Napoli. Ha giocato nella Cavese, attualmente seconda irraggiungibile, conclusione intanto da parte di Clemente, alta, nessun pericolo. Nessun pericolo per la porta di Mirarco. Cassano, trova Cavaliere. Con il ginocchio Cavaliere, poi altro fallo subito da parte di Davide Cavaliere. Rimane a terra l'attaccante numero 9 Granata, soccorsi medici. Mentre ammiriamo per i nostri giocatori la maglia celebrativa per il 60° compleanno. È rimasto quindi a terra Cavaliere, gioco fermo. Indicazioni tecniche che partono da Ciro Ginestra, agli indirizzi di Di Senzo. Ciro Ginestra, l'allenatore della Team Altamura.
soprannominato il Cobra, lo soprannominò Giuseppe Iachini per le sue qualità di far gol in allenamento. Esce Di Benedetto, entrerà con il numero 92 Presicce nell'Altamura. Dicevamo Di Ginestra, ha finito la carriera nella Salernitana dopo essere passato da SPAL Frosinone tra le più blasonate e poi è diventato l'allenatore dei giovanissimi della Salernitana per poi arrivare qui dove ha fatto bene fino a questo momento. Bolognese in avanti a cercare Capristo, trova però Caldore, Casiello, lotta Capristo, Cavaliere. Va Cavaliere, Palmisano insistono, l'ultimo tocco di un giocatore in maglia granata. Gambuzza a rimettere, ad allargare meglio su Clemente. Sta giocando molto defilato Clemente. Caldore. Di Senso. Sono saltati ormai tutti gli schemi per entrambe le squadre. Nardò sta cercando di difendersi e di ripartire. L'Altamura sta cercando di tenere il pallino del gioco. Clemente all'Iperta, dentro sull'ultimo tocco e Di Mangione. Calcio d'angolo Altamura. Salgono le torri, sale Raffaele Gambuzza, lo vediamo. Presicce e Di Senso sulla sfera. Probabile un tocco morbido di Di Senso, anche se prende una vistosa rincorsa. Parte Di Senso, cross tagliente, Palmisano come può? Altro calcio d'angolo. Ancora Di Senso. Stesso punto di prima, questa volta batte corto il cross, ancora Palmisano a liberare l'area nella zona di Notari Stefano, che non si fida e torna dietro da Petruzzelli, altissimo Petruzzelli, per far capire che l'Altamura vuole andare a vincere questa partita, ma il Nardò sta desistendo, sta resistendo alla grande. Si ripartirà con il rinvio di Mirarco. Ancora a lungo, non essendoci soluzioni corte, però sempre su Caldore, uno dei migliori dell'Altamura. In fase difensiva ha disinnescato almeno due o tre volte in situazioni importanti Cavaliere, che andava spedito verso la porta. L'arbitro ha qualcosa da dire, vediamo cosa succede. Va verso la panchina della team Altamura, ma è tutto in regola. Rosato, Bolognese col tacco, ottima idea per Cavaliere che prova a saltare Gambuzza, che forse allarga la mano ma riesce comunque a disimpegnarsi all'indietro da Petruzzelli, che rinvia lontano. Il Nardò sta salendo, Palmisano trova Cavaliere, Cavaliere come può, forse allarga ancora un braccio Caldore, c'è uno scontro tra Cavaliere e Caldore, altro cartellino rosso per il Nardò sventolato su Davide Cavaliere. Nardò in 9, Nardò che concluderà il match in 9. Fallo, sembrava un chiaro intervento di gioco da parte di Cavaliere, che ha pagato con il cartellino rosso e termina così la sua stagione. Magari poteva terminare con un gol, è terminata con un rosso. Adesso Altamura che proverà a dare il tutto per tutto avendo due uomini in più. Nardò che stava resistendo.
si scaldano i tifosi dell'Altamura, ma la situazione non è buona per il Nardò, che proverà comunque a fare una partita di cuore in questi minuti rimasti. Gambuzza all'Iperta, Caldore va via, Caldore, c'è Bertacchi su di lui, senza fallo Bertacchi, Capristo, nonostante tutto il Nardò sale con Palmisano, Capristo, c'è largo Palmisano, Capristo viene inseguito e qui c'è un fallo, l'arbitro applica il vantaggio, insiste Capristo, tutto solo Capristo, assurdo, all'indietro da Bertacchi, il Nardò c'è nonostante due uomini in meno e si fa sentire il pubblico. Si accendono gli animi con Rosato che ha qualcosa da dire a Lopez, arbitro che ha perso di mano la partita dal primo tempo ormai, ha cercato di arbitrare quanto più all'inglese possibile creando delle situazioni di svantaggio per il Nardò. Intanto è pronto Simone Danna con il numero 10, altro attaccante al posto di Gambuzza. Simone Danna può giocare sia a destra che a sinistra, ma anche attaccante centrale, arrivato in estate, si è formato niente poco di meno che nella Fiorentina, allontanato anche Taurino, finisce anche così il suo campionato. Arbitro che, lo ripetiamo, ha ormai perso di mano la partita. Siamo a 3 cartellini rossi, uno chiaramente per l'allenatore. Espulso Scipioni nel primo tempo. Cavaliere, pochi minuti fa, adesso è arrivato il rosso, non diretto, diciamo, non l'ha sventolato, ma ha invitato Mister Taurino ad allontanare il rettangolo di gioco. Sarebbe una grande impresa tenere questo risultato per il Nardò. Batte Rosato la rimessa laterale, va da Capristo, è uno dei migliori in campo Capristo, intervento in scivolata da parte di Caldore, rimessa e pallone tra le mani di Palmisano. Nardò che non sta rinunciando a salire. Capristo prova ad andare via, Casiello la difende sulla linea e poi sale il numero 10 Danna, l'intervento in scivolata da parte di Rosato. Palmisano, Bertacchi all'indietro, Cassano a giocare su Mirarco che cerca di prendere tempo, anzi no, rinvia lontano dove ci sono solo maglie bianche. Di Senso, sale Di Senso, Nardò abbastanza sbilanciato adesso, Di Senso, il pallone per la sovrapposizione, arriva adesso di Danne, Cassano provvidenziale ancora una volta nei pressi della linea, ma non è finita. Casiello punta Rosato, cross svirgolato da parte di Casiello. Rinvio Nardò mentre passano i minuti, scorrono, sono pesanti per il Nardò che è con due uomini in meno a difendere quantomeno questo risultato. La rincorsa di Mirarco, Clemente di testa ad anticipare Capristo, poi Mangione ad anticipare Di Senso, occhio a Bolognese che alza lo scavetto a cercare Capristo, Clemente a liberare l'area, Di Senso si libera così, Di Senso e sale adesso, Di Senso c'ha campo, punta Bolognese, Di Senso va verso l'interno, Di Senso calcia comodo per Mirarco, altra chance per l'Altamura, ma nessun problema gravissimo o irrisolvibile per Mirarco fino a qui.
sta cercando anche di prendere tempo il Toro. Mirarco lungo per il petto di Caldore. Dall'altra parte Notari Stefano di Senso, sta toccando tantissimi palloni di Senso e in tutte le zone del campo. Simone Danna la stoppa così, l'ex viola. Simone Danna, cross che parte adesso per la testa di Sant'Aniello, probabilmente non tocca nessuno, così è. Rinvio di Mirarco, l'ennesimo del match. Sale con calma il Nardò, chiaramente. Sempre più lungo. Si stanno riscaldando un po' di giocatori granata. Simone Danna viene a prenderlo basso il pallone. Cross che parte, una curiosità è rappresentata dal fatto che sia Aliperta che Simone Danna hanno giocato insieme nella Cavese. Attenzione a Simone Danna, proprio lui a cercare il pallone dentro, scivola per fortuna. Ma poi il cross che parte in questo istante, ma tutto fermo, bandierina alzata. Calcio di punizione in zona difensiva per il Nardò. Grande dispendio di energie da parte di tutti oggi. Difendere questo risultato in 9 uomini contro 11 contro la terza in classifica. Mirarco lungo nella zona di Casiello, è lui l'ultimo a toccare, rimessa che tocca a Bolognese. Cambio nel Nardò, entrerà Trinchiera, esce Bolognese, tra gli applausi Bolognese, dentro Trinchiera, 18 anni all'ottava presenza con la maglia del Nardò quest'anno. Ancora a protesta. Rosato a rimettere la sfera nel rettangolo. Rosato lungo da Capristo. Casiello però in anticipo e l'Altamura riparte. Clemente, lo dicevamo, è un mediano ma può agire da difensore centrale, così è. Clemente, proprio lui in possesso. Aliperta di Senso, sale di Senso, dentro di Senso per il numero 92, il cross che parte, Trinchiera come può ad allontanare, ma ancora in zona offensiva l'Altamura, ritorna però dietro Caldore. Clemente insiste l'Altamura ma non si passa, c'è Mangione, lì cross che parte adesso, svirgola Cassano, poteva essere un'ottima chance per l'Altamura, per fortuna si è salvato il Nardò con l'opposizione di Cassano che colpisce forse di stinco. Calcio d'angolo per l'Altamura. Di Senso in battuta. La rincorsa di Disenso, ci sono tutti i saltatori, sono rimasti fuori solo in due, cross che parte, occhio allo stop, pensa alla conclusione, Danna la chiusura di Mangione e poi allontana Rosato. Ancora il Nardò, fortissimo in fase difensiva. Viene a ricevere basso adesso Sant'Aniello,
che allarga su Casiello. Simone Danna prova a rientrare verso l'interno, la chiusura pronta di Alessio Palmisano. Cassano a liberare l'area, Capristo a liberare il centrocampo, rimessa laterale per l'Altamura. Caldore a Liperta. Di Senso, sta salendo Di Senso, allarga tutto, il cross fintato, arriva adesso dentro l'area, allontanato da Rosato e poi da terra da Palmisano, Clemente, ormai Bertacchi sembra essere l'unico terminale offensivo, saltati tutti gli schemi e calcio d'angolo per l'Altamura, se ne occupa Presicce, batte subito per Di Senso. Di Senso uno contro uno con Capristo, entra in area Di Senso verso l'interno, verso l'esterno, Di Senso il cross e il gol che arriva da parte del Potenza, ha segnato Santaniello su cross di Di Senso. Nonostante tutto il Nardò subisce il gol di Santaniello e purtroppo siamo quasi ai titoli di coda del match, ragazzi che non meritavano di finire la stagione così. Esulta l'Altamura, arriva il 15° gol da parte di Emanuele Santaniello, mischia furibonda in area, cross di Di Senso, arriva Santaniello liberissimo sul secondo palo. Ormai manca poco alla fine del match. L'esultanza, ma cambi nel Nardò, un paio di cambi. Fuori Bertacchi. Dentro Palmisano. Palmisano e Gaetani probabilmente. Un attimo di confusione nella zona cambi, è rimasto a terra anche un giocatore del Nardò. Ci sarà da recuperare anche nel secondo tempo. Palmisano è rimasto a terra. Mirarco prova a fare i consueti massaggi, sembra tirare a Palmisano che sembra aver chiesto il cambio, non ce la fa più adesso Palmisano, ha corso tutta la partita, dentro con il numero 18 Gaetani, ha trovato il gol proprio settimana scorsa, esce anche Bertacchi come detto prima, dentro Gaetano Palmisano. Non si è più ripreso a giocare dal gol di Santaniello. Quarantasettesimo. Ormai è arrivata la doccia freddissima per il Nardò, caporale. Provare a dare il tutto per tutto. Palmisano si libera e ottiene un ottimo calcio di punizione. Adesso possono salire. Gli istanti sono pochissimi. Recupero allungato. Si è fatto anche male Caporale. Nardò che non meritava questo finale di stagione. Si è fatto male Caporale, che ha calciato questo pallone in avanti e poi si è accasciato al suolo. Probabilmente ci sarà l'ultimo cambio del match. Sembra vistoso il dolore per Caporale, che zoppica anche abbastanza ed è costretto ad uscire dal campo con una sola gamba.
Doccia fredda che arriva e cambio, l'ultimo. Entra con il numero 15 Francesco Di Cosola. Si aspetta l'ok per il cambio. Arriva adesso fuori caporale, dentro Di Cosola, un altro attaccante per tentare di dare il tutto per tutto negli istanti finali del match. Il Nardò meriterebbe di finirla con un pareggio per la prestazione di cuore sfornata oggi alla battuta di questo calcio di punizione zona cross Gaetani. Gaetani parte la rincorsa, il cross che parte, il colpo di testa a liberare l'area e poi allontana Lopez. Casiello, la difende Casiello ma ci sono tre giocatori del Nardò, trova comunque Trinchiera all'indietro, in avanti Capristo. Casiello, Altamura che ora tenterà di difendere il risultato, allarga tutto su Notari Stefano. La tiene Notari Stefano, di senso, Nardò che nonostante due uomini in meno, adesso fuori gioco di Lopez. C'è ancora tempo, forse l'ultima chance per il Nardò. Altamura che per adesso è terzo nel girone H della Serie D. Lungo Mirarco, deve tentare Mirarco, Caldore in avanti ma rimane lì sto pallone, Caldore raccoglie Casiello, sale Casiello, sbaglia Casiello, voleva servire Simone Danna ma Rosato, Rosato di spalle, si gira Rosato e prova a trovare Di Cosola all'indietro, all'iperta di testa Petruzzelli la fa sua. Ormai mancano solo istanti al termine del match. In avanti adesso Notari Stefano, fuori gioco da parte di Sant'Aniello. C'è ancora da giocare. Ultima sciabolata verrà tentata da Mangione, anzi no, da Mirarco che prende la rincorsa, lunghissima la rincorsa di Alessandro Mirarco. Prova a riaccendere le speranze del Nardò, battuta direttamente da Petruzzelli però, che la tiene lì come un match point. Siamo arrivati intanto al minuto 51 del secondo tempo. Casiello, salta Trinchiera, Casiello allarga tutto e ormai è solissimo il numero 92 che calcia così e arriva il 2-0 da parte di Presicce. Il gol di Presic, Nardò punito, ancora una volta pugnalato alle spalle in contropiede. Nardò che nonostante tutto può uscire a testa alta. Animi che si infiammano come tutta la partita. Partita molto discutibile, partita che non doveva andare così. Ormai ha il fischietto alla bocca, anche un altro cartellino alla bocca come ci ha abituato questo direttore di gara, che ha finito con l'arbitrare all'inglese tirando fuori due giocatori però, tre con l'allenatore. Istanti in cui vola il cartellino giallo ai danni di Rosato ma anche di Sant'Aniello, cartellino giallo che non influisce però sul match. Ormai il Nardò metterà in gioco ed è finita, nonostante tutto possiamo essere fieri del Nardò. Un'altra stagione è volata via, ci siamo divertiti, abbiamo urlato, abbiamo sostenuto il nostro Toro.
I ragazzi sono stati fantastici, dal primo all'ultimo hanno impregnato di sudore quella maglia di quella squadra che tutti davano per spacciata a inizio campionato. Bisogna ripartire da qui il prossimo anno, bisogna ripartire da prestazioni del genere di cuore, nonostante l'arbitraggio che ha tolto due uomini al Nardò. Ma bisogna essere fieri del cuore messo in campo dai ragazzi. Finisce qui la nostra stagione. Un saluto da Antonio Romanello e Giuseppe Falconieri.